Buonasera, stasera insieme per parlare di Termoli, del Termoli Calcio, del futuro del Termoli, tranquillizzando tutti che vogliamo migliorare quello di buono che abbiamo fatto quest'anno. Abbiamo fatto un grande girone di ritorno, fortunatamente ci siamo salvati senza passare dai playout, lo avevo già detto che avevamo una grande squadra che dovevamo aspettare un po' perché sarebbe venuta fuori. Poi abbiamo preso Mister Carnevale a novembre e qualche innesto importante a dicembre. La squadra si è compattata e lo abbiamo visto. Però nello stesso tempo, stasera devo sottolineare, voglio fare qualche considerazione. Una fra tutte, voi l'avrete già sentito in qualche mia intervista, il mio rammarico per il fatto che noi ci alleniamo male, nel senso che non abbiamo una struttura dove allenarci, dove poterci allenare qualche volta anche in orario di gara, dove non possiamo fare un doppio allenamento o dove non possiamo fare un'analisi approfondita dell'avversario che andiamo a affrontare la domenica o un'analisi approfondita degli errori che magari vengono fatti la domenica. Noi siamo abituati a lavorare in maniera forte, per cui noi abbiamo necessità di queste strutture. Ed è per questo motivo che io comunico alla città che quest'anno purtroppo ci alleneremo lontano da Termoli. Ci alleneremo lontano da Termoli, la domenica però verremo a giocare a Termoli perché noi siamo il Termoli, noi vogliamo ben figurare ovunque, speriamo di stare a lavorare bene per poter costruire una squadra ancora più competitiva di quella dell'anno scorso e che la città, tra l'altro so che voi siete in piena campagna elettorale, noi non facciamo politica, ci interessa soltanto il bene della città, della comunità e di riflesso della vostra squadra, della nostra squadra, che possa vantare uno stadio che, cogliendo l'occasione di parlarne, che non è possibile che ospitiamo tifoserie importantissime e poter dargli soltanto 115 posti nella tribuna ospiti. Questo significa per noi un grande ammanco delle casse del Termoli che peraltro servono per reinvestire nella squadra. Io voglio sottolineare una cosa importante, signori, io non ho nessun, come presidente del Termoli, non ho nessun interesse economico a Termoli. Io faccio l'imprenditore dei viaggi, del turismo, ma lo faccio in tutta Italia. Ma per scelta non ho mai pensato di aprire un'attività, un corner point della mia azienda, di cui in questo momento non ne faccio manco il nome, a Termoli. Io a Termoli ho il sogno di creare l'azienda del calcio, ma per fare questo c'è bisogno delle infrastrutture. Quindi risottolineerei la struttura che ci consente di fare allenamento mattina e pomeriggio e che ci possa fare creare un settore giovanile dove non me ne vogliano le altre scuole calcio, per carità di Dio, non vogliamo spodestare nessuno, tra l'altro una storicità importante, ma noi siamo il Termoli, deve avere la possibilità di creare una cantera che poi possa rimpinguare in futuro la prima squadra. È tutto un indotto importante, per cui io faccio un invito affinché l'amministrazione, la nuova amministrazione, si adoperi per darci una casa, un posto dove il Termoli possa disputare i propri allenamenti in maniera normale, no? Alle 8:30 di mattina, come capita adesso, come è capitata questa stagione, come la stagione passata, su un campo ormai arrivato, quello di San Pietro e Paolo, che però voglio ringraziare chi ce lo ha concesso, chi ci ha permesso di allenarci, perché se non avevamo manco quello neanche ci potevamo allenare. Quindi io ringrazio, non rinnego la disponibilità che ci è stata data, però purtroppo
o per fortuna il termine ha bisogno di fare qualcosa di più. Abbiamo subito vinto il campionato il primo anno, magari forse corriamo troppo, e poi ci siamo salvati vincendo i playout contro la Vastese, lo sapete bene. Quest'anno abbiamo ancora alzato l'asticella, anche se in tutta sincerità mi aspettavo o ci aspettavamo un campionato differente, un campionato più importante, però siamo partiti male. Però soltanto chi opera non sbaglia. Io sono convinto che possiamo fare meglio, però c'è bisogno dell'attenzione di tutti. C'è bisogno che il Termoli abbia quello di cui ha bisogno. Non voglio essere ridondante o ripetitivo. Per questa ragione, quest'anno Termoli, noi stiamo facendo delle scelte importanti. Il Termoli si allenerà lontano dalla città. Stiamo valutando diverse ipotesi, però voglio tranquillizzare tutti, perché il Termoli è il Termoli. Quando avremo la struttura, un campo in erba sintetica, un attimo dopo o il tempo di riorganizzarci, noi ritorneremo a Termoli. La domenica giochiamo al Cannarsa e in tutte quelle piazze che il calendario vorrà, ci saranno assegnate, tutte quelle città dove dovremo giocare. Probabilmente sempre il girone F dovremo fare, che peraltro l'anno prossimo con il Teramo, il Giulianova, la Reganatese purtroppo è scesa ieri. Sarà un campionato competitivo molto di più di quest'anno, per cui il Termoli si deve organizzare bene, e io sono qui pronto per metterci la faccia e per poter lavorare come ho fatto in questi ultimi anni. Detto questo, sempre forza Termoli, e ci vediamo presto.